Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo fantastico video, ovvero il video del mio viaggio a Firenze. Che dire ragazzi, da questo video mi porto un bel po' di cose. A parte, vabbè, la maglietta del padrino è fantastica, appena l'ho trovata ho detto qua la devo prendere. Oltre alla maglietta mi hanno colpito varie cose di questo viaggio. Al di là del fatto che è stato bellissimo viaggiare finalmente con la mia classe delle superiori, e ci siamo chiaramente divertiti molto. È stato bello poi con la classe intraprendere esperienze come quelle appunto di visitare le varie parti della città. E parlando di simboli, perché
non mettere in questo video due simboli che mi hanno colpito molto, ovvero la casa di Dante e la chiesa di Dante. In quel contesto, in quell'esperienza è stato bellissimo quindi rivedere i luoghi che Dante frequentava. E un altro luogo simbolo di Firenze che mi ha colpito davvero molto è chiaramente la cattedrale di Santa Maria del Fiore, perché al di là delle sue grandezze e dell'altezza della cupola che raggiunge i 116 metri dal suolo, quella cupola è difficilissimo se non impossibile riprodurla ai giorni nostri. Brunelleschi, possiamo dire, è un genio. Una cosa da non sottovalutare è la storia che ha da insegnarci questa cattedrale. Per tantissimo tempo la cattedrale sì fu costruita, ma rimase spoglia, proprio come la chiesa di San Lorenzo. Non aveva le lastre di marmo, non aveva tutti quei decori che oggi possiede. Diciamo che ne aveva, ma solo per un terzo della facciata. La facciata era ricoperta da statue, decorazioni diverse. Per arrivare sulla sommità dell'edificio vi si devono salire 500 scalini. Chiaramente lo sforzo per arrivare lassù viene ripagato con il fantastico panorama che la cupola di Brunelleschi offre. Se così lasciate like, iscrivetevi e non mancate. Lascio comunque delle clip per concludere in bellezza il video, uno dei momenti più belli che hanno contraddistinto questo video. Voglio fare una capata.